Simone, come avete accolto questa serata, questa sconfitta? Molto bene. Ma, sicuramente c'è un po' di rammarico, perché chiaramente noi non volevamo partire la stagione con una sconfitta, con questo risultato. Eravamo partiti per vincere la gara, per passare il turno. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato fino alla fine, quindi come ti ho detto il rammarico c'è, però bisogna pensare adesso al campionato e a quello che verrà, e quindi partiremo da martedì a lavorare e a pensare all'Udinese. Smaltite definitivamente le tossine legate alle vicende extra sportive, insomma, come avete accolto anche queste ultime settimane? No, è chiaro che adesso lavori molto meglio, perché quel pensiero lì ce lo siamo tolto e quindi siamo molto più sereni, quello senza dubbio, però come ti ho detto, noi anche già prima pensavamo al campo e al lavoro settimanale, adesso ancora di più perché il campionato ormai alle porte e quindi ci aspetta l'Udinese e pensiamo a quello. L'ultima parte mia, che Serie A ti aspetti? Sicuramente sarà un campionato molto difficile, dove dobbiamo cercare a tutti i costi di battagliare su ogni pallone, perché noi dobbiamo salvarci e in tutti i modi dobbiamo cercare di farlo. Invece la prima da parte nostra è sulle origini di Simone Iacopone. Tu sei nato a Ponsacco, se non sbaglio. Sì, sono di Ponsacco. Non so se mi puoi rispondere, ma con i tuoi saluti di San. Quando torni a casa? Sì, quando posso, il fine settimana, è chiaro, sì. Anche se la maglia nerazzurra e il Pisa non hanno mai incrociato il tuo destino calcistico? No, solo da avversario in questi anni, ma già due o tre volte non sono mai riuscito a vincere. Stasera hai visto un buon Pisa? Sì, no, ma sapevamo che era un'ottima squadra, che in questo precampionato aveva fatto molto bene, avevamo visto le partite, sapevamo che era sia in fiducia che comunque anche in condizione, quindi abbiamo provato, come dicevo prima, a vincere la partita, non ci siamo riusciti, Pisa è stato bravo, che ha concretizzato le occasioni che ha avuto e quindi peccato, però facciamo complimenti al Pisa. Può essere per voi soltanto una giustificazione il fatto che eravate comunque alla prima uscita stagionale? Ma no, ma non deve essere una giustificazione, se il risultato è stato questo, degli errori l'abbiamo fatto, sicuramente non bisogna fare un dramma e quindi prendere quello che di buono c'è stato e poi pensare al campionato e basta, lavorare. Secondo te cosa manca a questo Parma, se manca qualcosa o in cosa deve migliorare? Ma cosa manca a questo Parma? Secondo me non manca nulla, bisogna continuare a lavorare, a creare un gruppo compatto e coeso che va tutti per la solita strada e poi l'obiettivo lo raggiungiamo. Una curiosità legata al fatto che sei pisano, eri anche tifoso del Pisa in gioventù oppure questo no? Ma sì, è chiaro, nato a Pontedera e di Ponzacco, il Pisa l'ho sempre seguito, non sono mai stato un tifoso da curva, però l'ho sempre seguito. Il 22 agosto c'è l'amichevole Ponzacco-Pisa. Sarà una bella battaglia, perché a Ponzacco, come bello stadio, sapete bene, sì, nel pollaio non è facile. Bravo. Ce n'è un'ultima a chiudere? Sì. Ti chiedo sul mercato, tu rimani di sicuro, hai molte richieste, immagino soprattutto dalla B, ci sarai? Ma io sono tranquillo, penso a lavorare e ci sarò, perché il mio obiettivo è quello.